Allora, se posso avere un po' di luce fuori, sempre quella di prima, intanto grazie naturalmente. E questo era uno stralcio di quello che vi abbiamo detto di Bagnacco in Cuccagna, e ci auguriamo davvero che appena sarà possibile realizzarlo a Parma, insomma, verrete a trovarci, perché è veramente un particolare, ma lo spettacolo è divertente. Ora, che dire, Bagnacco ha insistito, io non volevo, ma lui insiste per volersi presentare, perché dice che insomma così non è stato sufficiente. Io non lo so, ma voi lo volete vedere di nuovo? Sì! Sicuri, sicuri? Sì. E allora questo è Bagnacco di Parma! Oh, toccami finalmente, buongiorno! Buongiorno a tutti! Allora, ci vuoi spiegare perché ti chiami Bagnacco? Ma dai! Che lo sanno tutti, dai! Beh, lo sapranno tutti, ma spieghiamolo una volta Vabbè. Di più. E va alza bene, un po' la voce allora anche. Te lo spiego io. Dunque, devi sapere che quando sono nato io, sono nato piccolino che avevo una voglia di osso di prosciutto qua nelle melone. Direi che non si vede altro, Bagnacco. Allora l'elevatrice me l'ha mai vista, mi ha detto ma me che bel Bagnacco, beh! E tu sai come vanno quelle cose lì, gli hanno cominciato a chiamare un Bagnacco. Dopo però sono cresciuto e da ragazzo e mangia me Bagnacco. Vabbè, crescendo è normale, dopo direi. Dopo sono cresciuto ancora e mangia me Bagnacco. E adesso delle volte invisono anche Bagnacco. Capisco molto bene. Senti Bagnacco, ma tu che mestiere fai? Ah, io? Sì. Ah, mi fa che il cibacco. Cosa sarebbe, scusa? È il cibacco. Ma quello l'ho capito, ma che cosa significa cibacco? Perché non lo sai, no, ce lo puoi dire per cortesia? Dunque, adesso te lo spiego, no? Prego. Dunque, il cibacco sarebbe come dire che... ti faccio un esempio. Ecco, no? Bravo, fai l'esempio. Dunque, aspetta, ecco. Dunque, è il cibacco, lei... Me... Il cibacco è il cibacco, cosa vuol che sia? Ma scusa, se non ho capito prima non ho capito neanche bene, adesso. È un mestiere. Per esempio a Genova. A Genova, sì. A Genova lo chiamano il canego. Il canego. Hai capito adesso? No, io non ho capito nulla. Da mamello. Dunque, a Milano. A Milano. A Milano quel mestiere viene chiamato il bagatto. Il bagatto. Hai capito adesso? Ma no, non ho capito, non ti spieghi, Bagnacco. Ma com'è duro di testa, chi l'uni? Io, Fete pur. Parma. A Parma, finalmente. Oh, quel mestiere lì viene chiamato anche il mangiagatti. Cosa sarebbe, scusa? Mossimo, il mangiagatti, il lecchepegle, il biassesole, il savete, il calzolaio, le tiepide. Perbacco, ma quanti nomi e soprannomi ha quel mestiere? Ah, sì, è una bombe. Cosa hai detto, scusa, Bagnacco? No, dicevo, ce n'ha bombi. Cioè, ne ha molti. Senti, Bagnacco, io ti ho magnificato, ho detto che è il tuo compleanno, che sei un grande uomo di teatro. Secondo me mi sono sbagliata. Cioè, tu proprio non sai mettere una parola dopo l'altra. Sei un disastro. Sei proprio un incapace. Anzi, scusa, sai cosa sei? Un cretino, un deficiente e un ignorante. Ecco che cosa sei. Silma de nom, cognom e paternità. Ma per forza, scusa. Se te ne facessi io una domanda a te, saresti in grado di rispondermi? Ma dico, vuoi scherzare? Fammi tutte le domande che vuoi, io sono qui a tua disposizione. Tu sai qual è quel pesce che non si può mangiare il venerdì? Ecco, ti pareva la fesseria? Dico, tutti i pesci si mangiano di venerdì ed è di venerdì che si mangiano. Bravo, io. Ma quello sai che mi... Però c'è un pesce in particolare che non si può mangiare il venerdì. Quindi tu dici che ce n'è proprio uno in particolare. Va bene, confesso la mia ignoranza, non lo so. Sentiamo qual è questo pesce. Te lo dico io. Sentiamo. Dunque il pesce. Sì. Che non si può mangiare il venerdì. Sì. È quello che si pesca il sabato. Ma vai fuori, dai, vai fuori e piantala di prendermi in giro. Perché non se ne può più nemmeno se è il tuo compleanno. Quindi torna immediatamente qui, perché adesso va bene tutto, io l'ho invitato, voi l'avete voluto, ma per mia fortuna, torna un attimo qua Bagnacco, lui altro non è che un burattino, perché parliamoci chiaro, una testa in legno, due mani in legno, ma il resto del corpo, avvicinati un po',
non esiste, è un sacco vuoto. Che cos'era il corpo di Bargnocca? Erano le braccia di Giordano Ferrari. Mi esce Giordano Ferrari, eccolo qua, in questa penombra totale. Di nuovo buona serata, buon proseguimento di serata, è stato un piacere essere la vostra sorpresa. A dopo. Grazie. Un applauso a Bargnocca per i suoi 100 anni, eh? Ha compiuto 100 anni Bargnocca.